Allora, Atalanta-Milan, due cose a me hanno impressionato di una partita, secondo me, bella e anche aperta. Una, che indipendentemente se l'Atalanta meritava di vincere o perdere, mi importa poco, io sono convinto che questa è la squadra che gli ultimi 5 anni ha fatto il calcio in assoluto più bello in Italia. E l'ha dimostrata anche col Milan, dove sulla carta è più debole. Ma tu non l'hai notato minimamente, Lele, perché loro, con le idee, col coraggio, con la presunzione della grande squadra, loro prendono e si mettono a rischio di giocare con una squadra più forte, a rischiare anche di perdere la partita. E hanno un ritmo, un'idea e una convinzione di fare le cose che a me impressiona di volta in volta, perché Gasperini, gli togli 5, li metti 5, metti 4 camerieri, metti 2 che vanno sulla nave. Lui fa giocare bene tutti. La cosa che mi ha impressionato del Milan, Lele, che vai a Bergamo, fai 1-0 sotto. Il Milan, la vittoria del campione l'anno scorso, è stato, tra virgolette, l'outsider, dove però ha meritato di vincere lo scudetto, ed era forte della squadra. Quest'anno hanno ancora più la consapevolezza di farti pesare che loro sono più forti di te, non come singoli, ma come squadra. Ti dimostrano con i fatti: io sono più forte di te, vengo a Bergamo, il campo più difficile che si può giocare in Italia, io vengo lì, faccio la partita. E ai punti, secondo me, il Milan qualcosina in più meritava dell'Atalanta. Però Lele, è la consapevolezza, calcolando che Origi, De Ketelaere e anche i nuovi acquisti ancora non sono dentro, e Giroud ancora è fuori, che sta giocando e non giocando, Ibra rientrerà, Origi quando lo metteranno, De Ketelaere, eccetera. Io ho l'impressione che il Milan, fino all'ultima giornata di campionato, la ritroveremo lì, perché è vero che è meno forte probabilmente sulla carta con i nomi di Inter e Juve, però come convinzione di squadra è più convinta ancora dell'anno scorso. Se l'anno scorso ha vinto lo scudetto, quest'anno, secondo me, se gli altri sbagliano, tu te la ritrovi lì ancora, Lele. Io aggiungerei, Antò, quello che hai detto sull'Atalanta: il concetto di gioco rimarrà sempre lo stesso. La realtà che tecnicamente l'Atalanta un po' si è indebolita, comunque nella storia dell'Atalanta di questi 5 anni fantastici, Ilicic ti arrivava a doppia cifra facilmente, il Papu Gomez ti arrivava in doppia cifra, Zapata sta bene, però comunque hai dei giocatori buoni che in fase offensiva comunque ti segnano poco, ti costruiranno sempre. Infatti sta chiedendo, infatti lui chiede gli attaccanti, ha detto anche, ho bisogno di attaccanti, l'ha detto lui. Sì. Non lo sapevo, non l'ho visto, però... Capito? Di base lo vedi che è bella l'Atalanta, il concetto, se la gioca con tutti, però si è indebolita rispetto, secondo me, agli altri anni. E lì sono d'accordo anche con te col fatto che il Milan alla fine ti dà quest'idea di forza, magari poi dei cambi incredibili, De Ketelaere, secondo me adesso è arrivato il momento che lo devi far giocare, cominciare a far giocare titolare. E ti manca il che si di turno, nel senso che Tonali, Bennacer, comunque qualcosina te la possono sbagliare in fase di ultimo passaggio, quello si è visto, però il Milan è lì che macina, fa gioco con idee, e le è mancato un po' l'ultimo passaggio per finire la partita e per vincerla. Anche secondo me ai punti magari il Milan meritava di vincere, però l'Atalanta sta facendo le cose sempre strepitose, le farà sempre di concetto, però ha bisogno, per lottare per obiettivi un po' più importanti, di migliorare in fase offensiva con qualche acquisto. Prima di lasciarti la parola, Lele, scusami che ti interrompo, sì? Voglio fare una domanda a te nello specifico. Sì? Quando tutti, Lele, ovviamente tu sei più bravo sotto questo punto di vista a vedere delle situazioni, quando tutti saranno pronti, sarà possibile, secondo te, veder giocare Origi, Leao, De Ketelaere a destra? Per me De Ketelaere può giocare a destra, ma credo che il percorso sia quello di provarlo a farlo giocare lì in mezzo. Sì, lì in mezzo perché? Perché a parte il fatto di Leao, che ovviamente ancora non ha cominciato la stagione perché è stato sottotono le prime 2 partite, però voglio dire, la crescita di Leao deve essere nel suo ruolo, e Origi va con Giroud in coppia davanti, uno l'altro... Primo Righi, cioè
Quindi secondo me De Ketelaer verrà impiegato, cioè cercherà Pioli di dargli la titolarità in quel ruolo lì, anche per metterlo un po' in mezzo ad associarsi un po' con tutti, perché questo ragazzo lì è uno che ha i colpi dalla differenza. Lui è appena entrato, ha messo questa palla incredibile a Tonali, subito. Dopo 3 minuti ha messo questa palla magica, e lì secondo me Tonali deve avere la cattiveria e la risolutezza di far gol. Quindi io la vedo così. Però Anto, De Ketelaer può giocare ovunque. Cioè De Ketelaer, rispetto ad altri giocatori, abbiamo detto già l'altra volta, è un calciatore che nasce eclettico, non è che ci diventa. Cioè lui nasce come già con le conoscenze di poter giocare in tutti i ruoli. Quindi la sua storia, che è giovane, col Bruges, è una storia di un ragazzo che si muove e gioca con gli altri e si mette in proprio partendo da ogni posizione e arrivando anche in altre posizioni. Cioè parte in un posto, arriva in un altro, gioca con un sistema, con un altro, parte da interno, chiude da punta. Perché una cosa secondo me che c'ha dentro, quindi la sua predisposizione a fare più cose è innata. Secondo me il Milan fa bene a insistere un po' in quel ruolo dove poi ha giocato Brahim Diaz, no? Esatto, quello volevo arrivare a dire, Lele, per farti capire. Leao, Brahim Diaz, De Ketelaer dietro Righi, sarà possibile? Può essere possibile? Con De Ketelaer tutto è possibile. Ok. Perfetto. Con De Ketelaer tutto. Io credo che l'obiettivo sarà quello di farlo crescere da tre quarti, poi da sotto punta, poi dopo vediamo. Allora io dico questo dell'Atalanta. L'Atalanta secondo me non è più quella di 2 anni fa, in questo senso qua, non nell'attitudine, non nello spirito, non in quella cosa di cui parlavi tu Antonio, in quella rivoluzione calcistica di concetto e di ritmo e di voglia di accompagnare e di coinvolgimento di tutti i giocatori. No, lì sarà sempre uguale. Cioè nel senso non cambia perché la ricerca del ritmo, della pressione, dell'accompagnamento, del protagonismo, ecco, di tutti i giocatori in campo è la stessa. Cambia, diciamo così, la forma che l'ha portata a crescere in questi anni, perché l'Atalanta è partita come una squadra, diciamo così, di provincia ed è arrivata a giocarsi con le più grandi capitali europee, anche posti preziosi nella Coppa dei Campioni, no? Come ci è diventata così? Ci è diventata accompagnata dalla qualità sulla tre quarti di Papu Gomez, di Ilicic, di Muriel, di Zapata. Cioè sia in Italia che all'estero abbiamo visto grandissimi giocati di questi giocatori, che sono poi calciatori che quando vai a fare il conto, ok, che sia nel campionato nazionale che nei tornei internazionali, sono quelli che un po' fanno la differenza. Nel senso, sono quei calciatori che ti alzano lo status di una squadra, perché poi l'Atalanta ha ottenuto il massimo da tutti, dagli esterni, dai difensori, dai mediani. Cioè, però quei giocatori sono quelli che ti permettono di dire: gioco per i posti più nobili della classifica oppure sto dal 7º, l'8º, il 10º posto, perché l'indice dei gol, ma anche l'indice delle giocate di pericolosità viene valorizzato da giocatori di quel tipo. Ora l'Atalanta manca lì, manca. E Gasperini cosa ha fatto in questi anni? Ha sopperito, aggiungendo anche a delle carenze, i gol, no? E le azioni pericolose da parte dei Gonsens, da parte dei Pasalic, i Malinowski. Cioè ha fatto un conto dove sono usciti 20-25 gol in più, ma nel frattempo aveva anche gli altri, perché questa squadra, i Papu Gomez, fateci caso, i migliori anni della carriera di Papu Gomez li ha fatti lì, i migliori anni della carriera di Ilicic li ha fatti lì, di Muriel li ha fatti lì, ma anche Malinowski, che ha avuto questa discussione sul lo cedo, cerco uno più offensivo, ma anche Malinowski al Genk non segnava così. Giocava mediano lui. Esattamente, quindi lui lo ha adattato, ma anche Pasalic non ha mai segnato così tanto. Allora cosa accade? Che grazie a quei gol il protagonismo dell'Atalanta, di quei giocatori, l'ha fatta diventare una squadra media in una squadra grande, ok? E quindi cosa faceva? Casa, trasferta, l'Atalanta tira in porta 20 volte e segnava anche. L'anno scorso l'Atalanta ha avuto 20 gol in meno, perché se oltre a quei problemi che ha avuto non ti si valorizza Miranchuk, ti si fa male Zapata, ok? Tu fai il conto, vuol dire arrivare ottavi.
Ilic, allora, i problemi di Ilic. Allora cosa accade? Accade questo, giustamente ci sono due anime che cercano di convivere, unirsi e andare avanti, che sono la nuova proprietà e la vecchia gestione. La vecchia gestione tecnica ed è di Gasperini. La nuova proprietà deve connettersi con Gasperini, perché se Gasperini ti dice questa squadra va rinnovata, perché il ciclo è un po' finito, perché hai perso Gonsens, l'Atalanta non ha un esterno mancino adatto ai destri e a sinistra, Mele, Zappacosta, cioè i destri vanno a sinistra, non ho mancino, Gonsens ti toglie 20 tra gol e assist e l'ha perso a gennaio, non è che l'ha perso due anni fa. Il discorso di Ilicic, va via Miranchuk, quindi già due mancini tecnici che vanno via, uno che faceva la differenza, l'altro che doveva un po' prendere il posto ma non ce l'ha fatta. Malinowski ti ha fatto il gol dell'1-1, ma Malinowski il giorno prima era quello che è stato detto, se lo possiamo lo cambiamo, perché i Boga e il Lookman, che sono giocatori che possono anche darti tanto, ma non sono 20 minuti, mezz'ora. Anto, non sono quei giocatori come Ilicic o come è stato Papu Gomez, tra le, o come è stato Muriel quando entrava e ha fatto 20 gol quell'anno lì, che viene fuori, gioca, si gira, attacca la porta e fa gol. Cioè vuol dire, cosa vuol dire questo? Che l'Atalanta ripartirà sempre, aggredisce, ma non è più negli ultimi 30 metri. L'Atalanta dov'è che è diventata grande? Quando si diceva cazzo fa un tiro in porta al minuto, ma l'Atalanta giocava negli ultimi 30 metri e giocava nello stretto, quello che fanno le grandi squadre. L'Atalanta che sta bassa, e col Milan è stata più bassa, perché poi andiamo sul discorso del Milan, che ti palleggia così nel traffico il Milan. Il Milan fa quel tipo di gioco lì. Cosa fa se tu stai basso? Riparte perché c'è l'adattitudine, ma sono ripartenze a volte di forza, di energia, di entusiasmo, di storia recente, a volte anche perché no di frustrazione. Non sono di concetto da grande squadra, perché non ha più quei giocatori lì tra le linee da grande squadra, perché ha giocato Zapata, che è importante il suo rientro, e dietro hanno giocato Pasalic e Malinowski. Non è come Ilicic e Papu Gomez, ragà, cioè, lo sappiamo che è diverso. Allora ecco perché Gasperini ti dice io ho lavorato e li ho trasformati quei centrocampisti, ma sono anche stanco di chiedere le punte, perché lui dice avrò dei crediti per meritarmi degli acquisti e riprendere il discorso, perché lui dice va rinnovato ed è vero, perché Freuler via, Palomino c'ha questo problema qua, ok, Gonsens perché via. Gonsens via, Ilicic l'abbiamo già detto, Miranchuk non ha rinnovato perché giustamente a un certo punto hanno scelto di darlo al Torino. Ragazzi, cambiano le situazioni, Muriel, cosa facciamo con Muriel? Se Boga non rimane quello dell'anno scorso, manca roba. Allora, secondo me, è lì che va capito la connessione tra loro che vanno sull'Atalanta, la nuova proprietà, e dice, ferma un attimo, questa è la squadra migliore che potevamo fare l'investimento, d'accordo. Gasperini che ti dice, sì, ma in questi 5 anni io ho spremuto, bisogna rinnovarla. In quella situazione lì bisogna capire chi entra in questi 5 giorni e come fissare gli obiettivi, perché vai tranquillo. Andare a Bergamo è dura per tutti, rimane dura per tutti, ma è diversa l'Atalanta. Il Milan invece cosa fa? Il Milan ha raggiunto quello status che diceva Antonio, che anche se qualche giocatore deve essere inserito, qualche giocatore tipo Leao in ritardo, una squadra che gioca nella metà campo avversaria costantemente. Il Milan gioca nella metà campo avversaria. Se non è a raggiungere uno status da grande squadra, quello... Milan gioca nella metà campo avversaria, concede qualcosa, perché quando Tonali non fa quel gol su palla di De Ketteler nella ripartenza, si allunga la palla Pasalic credo e c'è il recupero a campo aperto, se no vanno a tirare per il 2-0, se vi ricordate, cioè sì. Ci sono state situazioni che poi potevano portare a vincere una, e probabilmente ai punti ha vinto il Milan anche per dominio del gioco e occasioni create. Però voglio dire, cos'è che rimane? Rimane una squadra che pensa da grande e gioca da grande, secondo me il Milan è questo. Aspetta, dovendo, De Ketteler a parte, fare acquisti che rientrano dentro parametri, perché il Milan non è che va a prendere il più forte centrocampista che c'è su piazza o il più forte difensore che c'è su piazza, sono giocatori presi in un certo modo che devono incastrarsi a dei meccanismi che magari sono
c'è il lavoro da fare. E questo secondo me che viene rinnovato del Milan. E davanti a un progetto così, ragazzi, la cosa deve essere valorizzata in positivo uguale. Tu puoi essere un po' più indietro, un po' più avanti, qualche ragazzo può essere in ritardo, ma davanti a un concetto di lavoro così, il Milan ti ha già dimostrato che le cose le sa fare bene.